L'impianto del porco, non del gatto. A proposito del bisogno di un padre. Leggendo le tesi sulla storia di Walter Benjamin, Idolo Oxvoli scrive nella sua introduzione al mondo, Notizie minime sopra gli spacciatori di felicità, un capitolo dal titolo L'impianto del porco. La sua è letteratura e non sociologia e non filosofia, benché sia filosofo di formazione. La forza delle immagini, come quando in questo caso l'autore non si attiene più alle immagini politicamente corrette, è inarginabile. Se noi parliamo sociologicamente di leadership o psicanaliticamente di primato del fallo, non otteniamo nemmeno il pallido riflesso dell'impianto del porco, che è anche l'impianto dell'animale totemico, ma che per l'appunto, anche detto così, rischia di rimanere una cosa incomprensibile, come l'altra faccia della ipercomprensibilità del termine leader. Leader, pur significando capo, direttore, guida, conduttore, non ha la forza di Dux o di Führer. E il padre, che può non essere leader né Dux né Führer, e nemmeno direttore, conduttore o guida, è almeno capo, nel senso di capofamiglia. Peraltro, per l'intera costellazione di termini, compreso maître, padrone, signore, si avvale spesso del significante padre, Stalin, il padre dei popoli, e persino Freud, il padre della psicanalisi. Ecco alcuni passi dal breve capitolo di Idolo Oxvoglie. La storia è posta su di un mondo che l'uomo crede di poter compiutamente osservare. In realtà, dentro al mondo è seduto un maiale dal quale il fantoccio è manovrato. Questo impianto, agli occhi del giusto, è il mattatoio dell'agnello. Mille i suoi volti, è un porco incontenibile. Non c'è freddo che possa ghiacciarlo, né un caldo può soffocarlo, non un orgasmo accontentarlo, non vi è una falange capace di frenarlo, è irrefrenabile perché abita ovunque, fa orrore perché è un porco senza redenzione. Solo il veltro verrà a svellere le bestie dell'inferno di Dante, che sono i tre nomi dell'impianto del porco. Quando qualcuno scrive dalle pagine di un grande e grosso quotidiano di sinistra, quando la democrazia ha bisogno di un padre, non sorprende più che ai tempi del fascismo fosse un tema di destra. Si tratta di un'autorità al di sopra delle parti, esigenza espressa a più riprese da Eugenio Scalfari a proposito delle elezioni presidenziali italiane, citato dal filosofo Roberto Esposito, autore dello scritto di cui leggeremo alcuni passi. Non trovando di che saziarsi
intellettualmente nella filosofia politica, Esposito si rivolge alla psicologia, ma la letteratura dell'apporto psicanalitico di Freud non è agevole, e comunque non è mai agevole, nemmeno per i grandi eruditi, di leggere, per esempio, Totem e Tabù, che è del 1913. Esposito prima si chiede se non esistano alternative possibili al regime paterno e cita il testo La società senza padre di Paul Federn, che fu allievo di Freud, ed è un testo del 1919, in cui propone una società orizzontale tra fratelli al posto della società verticale dei padri. E poi Esposito dice che è inutile illudersi del padre, non si può farne a meno. E si chiede ancora, ma come va intesa la sua figura? Dalle risposte si capisce che ancora non intende. Non trova risposte in Hans Kelsen e neanche in Carl Schmitt. Tiene a sottolineare Esposito che Schmitt ha finito per scambiare il custode della Costituzione con il capo del nazismo. Intanto, diciamo padre del nazismo, e poi ci chiediamo non solo se Roberto Esposito non scambi la necessità di un padre con l'impianto del porco, ma come accade che intellettuali considerati di grande statura prendano un porco per Dio, confermandosi nella blasfemia. Dal cattolico Carl Schmitt all'apostata, ex cattolico Martin Heidegger, accade quando l'impalcatura è gnostica, quando prevale la conoscenza del bene e del male e il suo albero, questo l'impianto, sulla questione intellettuale. Quando prevale la conoscenza del bene e del male sulla questione intellettuale, quella di vita e del suo albero, se vogliamo prendere le immagini di Bereshit del Genesi, che emerge persino come inconscio, che non si lascia coprire dall'impianto, dalla coscienza animale, dalla coscienza totemica, dalla coscienza del porco. Perché non tanto il filosofo, ma la democrazia avrebbe bisogno di un padre? Intanto, se la necessità simbolica e istituzionale, ma tra parentesi, non è questa già la figura del Presidente della Repubblica Italiana? Per cui cosa implica chiedere ancora e ancora padre? È attribuito questo bisogno alla democrazia. Quindi se la necessità simbolica è della democrazia, la delega è attuata e nessuno è più responsabile di quello che dice, di quello che fa. Si dovrebbe dire che persino Esposito non sarebbe padre di quel che dice. E infatti c'è nel testo anche un elogio del figlio Federn, capace di allontanarsi dal padre Freud, come se fosse una gran cosa. L'apparente bisogno del porco e del suo impianto è dato dalla purificazione della blasfemia, per cui un padre avrebbe ancora qualcosa di Dio, scritto con la minuscola. E tra l'altro la tesi del giurista, storico delle istituzioni e psicanalista Pierre Legendre. Ma questo padre, che avrebbe ancora qualcosa di Dio,
non avrebbe più i tratti dell'animale fantastico. Ma il bisogno è affermato in modo gnostico, come economia del male, contro il male, contro il negativo, contro il peccato, contro il crimine, contro l'incesto, viene prescritto l'impianto dell'animale divino, quindi della blasfemia, l'impianto dell'autorità, l'impianto del nome del Padre, l'impianto totemico, per Legendre, principio totemico. Dov'è il male? L'eterna crisi dell'uomo da quando è nato, in questo caso, che tra l'altro porta a Schmitt alla terrificante scoperta che nel pianeta è in atto una guerra civile universale. È per Roberto Esposito, citiamo le sue parole, la fase convulsa della vita politica italiana e anche il rischio che corre l'insieme dei cittadini di regredire a branco. Di regredire a livello primitivo del branco, come se ci fosse un livello del branco che non sia primitivo. Ai tempi di Freud si impiegava il termine grece, e a questo proposito l'inventore della psicanalisi aveva affermato con forza che non esiste nessuna pulsione gregaria, nessuna pulsione del gregge, ovvero non c'è, potremmo anche dire strutturalmente, il branco se non come ricordo di copertura della messa a morte del padre, di quel padre che, scrive Freud, da morto era ancora più potente che da vivo. Per cui è chiaro che la società dei fratelli è la società degli imitatori del porco. Carl Schmitt, per riprendere questa modalità gnostica di ragionamento e di intervento, no? Che cosa fa? Accetta il nazismo perché sarebbe stato il ritardante, il catechon, contro l'avvento dell'anticristo che avanzava con la maschera del marxismo. E oggi in parte si dovrebbe dire con la maschera del terrorismo. Quindi l'impianto gnostico è corrente, quanto di più democratico, a disposizione di ognuno, contro il male dell'altro, ognuno ha la sua soluzione finale. L'ipotesi chimerica dell'impianto del porco è che l'uomo, senza l'impianto, sia senza legge, senza etica, e quindi ogni uomo sarebbe sempre alla ricerca di un legislatore e di un moralizzatore, e non gli basterebbe mai, e avrebbe sempre bisogno di un padre. E appena per accennare a un'elaborazione psicanalitica non in voga, sarebbe come dire uno zero, perché il padre funziona come zero nella parola, e dire uno zero è già azzerarlo. Un padre è già la negazione del padre. E l'impianto del padre
non è l'impianto del porco, bensì l'impianto del porco è l'impianto di negazione della funzione di nome, della funzione di padre, che non è una funzione paterna, come presume il lacanismo. Invece, la grande lezione di Freud, al di là di quel che dell'impianto rimane ancora da leggere nel suo testo, come la questione del primato del fallo, è quella, questa invenzione, che nella parola che chiama inconscio, perché non è alla portata della coscienza, perché la coscienza è un trompe-l'œil, c'è la legge, c'è l'etica e c'è anche la clinica. La clinica, come piega nel suo etimo della parola e non come rappresentazione nell'ospedale dei pazzi in cerca di autore, che si realizza sempre, tra l'altro, così insegna la storia, come cimitero, tumulo di morti. Lo sgarro, o se vogliamo l'impietà o l'errore tecnico, prima di essere personale e sociale, prima di riguardare l'empio e la comunità degli empi che ingrassano, e tra parentesi, l'impianto del porco e del suo ingrasso nella Bibbia sono l'impianto del serpente, ebbene, lo sgarro, l'errore tecnico, è una violenza contro la propria vita, apparentemente fatto per un tornaconto secondario preso come primario. C'è la stessa differenza che corre tra guadagnare col frutto del proprio lavoro dei soldi e rubarli. Ciascuno avverte di andare contro la propria vita, ovvero, anche se non ha gli strumenti per teorizzarlo, percepisce la legge e l'etica senza dover sfogliare alla bisogna la Costituzione o un manuale di diritto. Le domande che pone Roberto Esposito, e qui non è in discussione la sua erudizione, il suo posto nelle genealogie politiche e sociali, comprese quella universitaria e quella giornalistica. Ebbene, queste domande sono la percezione che la domanda, bisogno o necessità di un padre, va contro la logica dell'inconscio, va contro la logica della vita. Anche la sua domanda conclusiva è la percezione per falso nesso che c'è una risposta alla sua domanda millenaria. Eccola, Esposito si chiede: è possibile, insomma, sfuggire alla macchina della teologia politica che da 2000 anni ci tiene prigionieri? Un altro filosofo, Giorgio Agamben, si chiede come rendere inoperosa la macchina. E se la macchina non fosse presa nell'alternativa gnostica tra bene e male? E se la macchina avesse un altro statuto nell'inconscio, nella parola, nella vita originaria? Quando noi vogliamo abbracciare la macchina o sfuggirla, renderla più operosa o inoperosa,
renderla presente e assente, ci poniamo nell'ordine del nome del Padre. Ordine del nome del Padre che non è altro che l'impianto del fallo, che sembra un'enormità blasfema chiamarlo impianto del porco. Come cessa leone del porco? Come cessa questo arco di tempo pressoché infinito? Come si instaura l'era intellettuale? Se non trovate elementi in Freud, in Lacan o in Verdiglione, potete ancora provare a leggere qualche rigo di quello che scrivo da più di 30 anni.